Amici ormai, benvenuti da Giochierini in questo nuovissimo episodio su Plague Tale: Innocence. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, dobbiamo continuare il capitolo che abbiamo lasciato poi in sospeso la volta scorsa. Per cui ragazzi io non vedo l'ora di continuare, veramente fremo di curiosità. Andiamo a giocare. Effettivamente ragazzi eravamo riusciti a ritornare a casa. Adesso mi sembra che dobbiamo entrare tipo in un sito, cioè posto romano, cioè una roba del genere. Comunque in cui la madre impediva sempre ad Emissia di entrare, per cui questo ovviamente ci fa venire qualche sospetto, nel senso perché non le ha mai permesso di entrare lì dentro, Eccoci qua ragazzi, non ci resta che trovare il laboratorio di Beatrice. My mother never wanted me to come down here. She said it was dangerous. Dangerous for her, I bet. You never found anything. No. Mm-hmm. And I was really good at searching. Ah, perfetto. Two of us this time. And you're not a child anymore. We'll find it. Certo, certo, stai tranquillo, Lucas. Di sicuro troveremo quello che stiamo cercando. Vediamo cosa possiamo raccogliere, ragazzi. Ci sono vari elementi, ce n'erano tre principalmente, anzi quattro, uno non abbiamo potuto prendere. Per cui anche questo posto è stato letteralmente invaso. Dai, Franco, ragazzi! Che bello rivedervi. Aspetta. Ma una volta che spostiamo questo, i ratti entrano qua. Aspetta un secondo. Fermi un attimo ragazzi, prima di fare qualsiasi cacata, vediamo cosa c'è qua intorno, perché non mi fido tanto. Probabilmente ho pure sbagliato, cioè probabilmente non si liberano. Look, it looks like the bite. A Roman fresco. It looks like Justinian's plague. Laurentius told me about it. A real massacre. Worse than now? Hard to tell. It was back in the 6th century. Okay. These baths were built by a Roman governor in the 6th century. This fresco isn't here by chance. Neither are we. Ok, Alessandra mi ha avvertito, mi aveva detto guarda ci saranno degli affreschi che ti faranno capire tante cose. Per cui questo primo affresco ragazzi per esempio ci rivela che c'è stata già una terribile pestilenza nel 6 secolo. Quindi sarebbe a dire evidentemente durante ragazzi l'impero. Ecco, vedete? C'avevo ragione. Vabbè, ho fatto una cagata pazzesca, avevo ragione. Mi stavo distraendo, stavo dicendo, durante l'impero romano evidentemente c'è stata un'altra grande pestilenza e questa cosa ovviamente puzza tanto, ragazzi, nel senso che ce n'è già stata una, non è quindi la prima volta, ma allora questa cosa puzza proprio di merda. Ok, ragazzi, li ho portati tutti di là. E tac, adesso ci restate. Come sono malefica nei confronti dei nostri piccoli Franco. Ok, adesso sì, di regola dovremmo avere via libera, ma ci rendiamo conto che qua c'è una vera e propria invasione, vero? Mi sa che non mi resta che usare questo, ragazzi. Sarò stupida io, ditemi che sono stupida, ma non sono riuscita a trovare altra soluzione, per cui andiamo, Lucas. Il pericolo è scampato. So this is the sudatorium. The Romans came here to sweat. Bello. To steam. Yes. Che puzza! Oh look, the sculptures. What? Che? Alchemical animals, putrefaction, purification, amalgamation and sublimation. The symbol in the basin represents putrefaction as well. These symbols used to fascinate me. There are more in the other two basins. Okay. Three symbols, four sculptures. There's a fire under that one. So we can probably light the others too. There must be a way to get to them. Ok, perfetto. Allora dobbiamo attizzare il fuoco anche nelle altre due vasche adibite alla puzza di sudore. Allora, troveremo presto una soluzione, ve lo assicuro. Ok, ragazzi, queste sculture possono... As ugly as ever. Ah, pensavo si potessero tipo attivare in qualche modo invece. The swan, imposing and graceful. Invece si possono soltanto fare dei commenti. Oh, Leon, my darling dog. I hope you're happy where you are. Certo, certo. E the snake? It gave me a few nightmares, that one. Ok. E l'affresco invece che ci dice? There, near the symbol. The slabs have caved in.
I think you can get past. I'll go down. Stay here. Ok, lì dove c'è il buco, perfetto. Però volevo prima analizzare questo. Another fresco. A pregnant woman. But that's not all. Look, next to her. It's some sort of alembic, right? She's an alchemist? Exactly. Alchemy has often been compared to impregnation. And the crucible or kiln to the uterus. Or maybe she's just a pregnant alchemist. Not just. This temple is your mother's. And it's not just a coincidence that this is a woman. It's an important place. You're probably right. Ok, quindi appunto questa donna dovrebbe raffigurare effettivamente la madre. Va bene, passiamo pure in quest'antro orribile anche stavolta. Oh. Hey, what does it look like down there? A nest. Sì. They're all around me and I can't see a thing. Appicchiamo il fuoco, Emilia, non avere paura. I'll try to guide you. And how do you intend to do that? The light. I'll be close to the basin. Good luck. Ok, però All right, I'll carry on. Sì, però ecco, see anything? Yuhu! Ok. Avevi detto che mi avresti guidato, invece sono andata totalmente a culo, Lucas, eh? Non è che tu mi abbia dato tutto sto grano. Ok. Ecchi me. Adesso mi vedi? Non credo, vabbè. Andrò di nuovo totalmente al naso. No, qua è un vicolo cieco. Ok, può essere altamente pericolosa questa cosa. Perché appunto il bastoncino non dura in eterno. Lucas, che caspita stai facendo? Stai dormendo? Per caso? Dannazione. Lucas, non so cosa tu stia facendo, ma mi stai facendo altamente arrabbiare. Oh, qua le fiamme già sono accese. E da dove siamo scesi, per cui proverò ad andare dalla parte opposta rispetto a quella verso cui sono andata un attimo fa. Io non capisco perché non può andare più veloce quando c'ha la torcia in mano. Non capisco. Oh, dimmi tu dove caspita io devo andare. Oh, ma perché mi devo innervosire, dico io. Vorrà dire che andrò di nuovo verso destra e poi insomma. Ecco, di nuovo di qua, perfetto. Ok, almeno possiamo ricaricare il nostro bastoncino. Franco e Franchi, cercate di starvi un attimo calmi perché... Oh, qua c'è qualcosa. Prendiamo tutto. Lucas, vorrei sapere dove diavolo devo andare. Ma non lo so che cosa fare. Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Going as fast as I can. Ecco, sì, vabbè, mi sa che non ce la fa. Ah, che culo immane. Oh. Ah. Grandioso. You're nearly there now. Thank you, Lucas. Keep talking to me. Certo. I don't know what to say. I never thought you would make it this far. Find myself here. Lorenzo taught me about the world through books. But reality is something else entirely, huh? That's the worst of it. None of this seems to be real at all. Ok, ci siamo. Possiamo finalmente uscire da quest'incubo. Tanto tocca sempre a me. Purification and sublimation. Ok. Toad, swan and serpent. So. Rospo, cigno e serpente. The lion is hiding a secret. Ok. Quindi direi di analizzare un attimo il leone. Allora. Smells, perhaps. Lucas, mother. Go on. You discovered her secret, Amicia. You've earned this. Tac. Questo mi piace. Wow, Lucas, non so te, ma io non vedo una ceppa, ma proprio per dire non vedo una ceppa. Black in here. It seems huge. Save your ammo. I'll take care of it. Ah, ecco. There you go. L'ho appena creato l'ignifer, Lucas, grazie. So, what do you see? Complementary products, stabilizers, reagents, noble materials. Vastly superior to what we saw in the bedroom. Okay. This is good.
L'abbiamo trovato, vai, accendi un po' tutto. Dai, muovite, muovite, che sto posto è tutto da esplorare. Amicia, these notes are handwritten by a mother. Tried a new transformation, but the Trovato elixir una is incomplete. trasformazione. The torch of the carrier disappears, leaving my son in the darkness of the macula. She was on the right track, Amicia. What we're looking for is definitely here somewhere. Ok. But where? What does it look like? Over there. It looks like there's something. Another fresco. Oh. A child in the arms of its mother. Ok, che ovviamente. These marks on its torso, Lucas. The prima macula. But this fresco is at least 8 centuries old. And yet this has happened before. But how many times? Who knows? Sanguinis itinera. The voyages of the blood. The macula travels through history. Mm-hmm. It's already changed the world and will do so again. This. This box has a phoenix on it. The symbol of the great alchemical work. Whoa. Amicia, I think we found it. Huh? Open it. Quindi ci siamo? Davvero? Volevo un attimo prima prendere tutto quello che c'è qua intorno perché siamo rimasti più o meno a secco di materiali. Qua cosa Is c'è? Is it a family tree? Mm. Yes, of my family apparently. It disappeared. Vediamo. Wow! La genealogia è un'antica tradizione tramandata sin dal tempo degli Egizi e viene menzionata nella Bibbia. And mother was trying to find it. Mm. Oh, did my mother really know how to use all this? She Beh. Was a master of alchemy. So if anything can save Hugo, it's here. Sì. Let's find it. Sì, dovrebbe essere in quella scatola, Emise. Già l'abbiamo scoperto. Devi soltanto darmi un attimo l'attimo di ficcanasare qua intorno e di rubare. Vabbè, rubare proprio no, se erano di mia madre, dai. Di appropriarmi di tutti questi benedetti materiali. Ok, direi che possiamo finalmente aprire la scatola del mistero. Wow. Ok. Lucas, look, advanced crystallization, blue-green edging, substance clear. Ci siamo? È lui? È quello What? Che ci serve? Chi è? Chi è? Lucas, amber fragrance, amazing. Ancora. Spit it out. What on earth is it? The cure for Hugo. She was making progress. But she didn't have time to finish. Ah, you completo. Mean the same cure Calma. That you... Yes, without the book. It's incredible she was able to get this so far. So perhaps we can use it ourselves. Ma bisogna completarlo. With the book and my preparation, I think I may be able to finish it. Okay. You seem off to a good start. Uh-huh. Magister. Ci siamo finalmente. Didn't she tell me? I would have understood. I would have. Ne sei sicura? Ow. Oh, sta attento. I would have done the same thing, Amicia. She was an alchemist, and you know, a mother protects her children, doesn't she? Oh. Oh, caspita. No, no. How are we going to get out of here? Oh no! Forget it. Just finish the cure. I'll ecco. Back. Che caspita. Maledizione. Why now? Lucas, we have to get a move on. Vabbè. I'm reading. Your mother stopped at the sun door. She found the torch and knew how to light it. It doesn't make sense. They're symbols. She was looking for the missing element, but the book says you must empty the vessel for the spirit. In che senso? Your mother was mistaken. We must not add, but subtract. Find me some macerate while I prepare the mix. There has to be some around here. Macerate? What's that? Where will I find it? In the pharmacopoeia. The alcove of the curtain. On my way. Ma che ca... Quieten down. Laurentius used to say, calm the beating of your heart. Okay, ragazzi. Calm yourself. Dobbiamo darci tutti una calmata, ok? Perché devo arrivare lì, giusto là devo arrivare. Ah, questo posso girarlo, ragazzi, perfetto, ok. Lucas, this mechanism, it's the same as the one at the Chateau d'Ambrage. If you ask me, it's not a coincidence. Ok, perfetto, per cui devo spostare il braciere fino a là. No! I can't get there. There are too many rats around. Mi devi dare un attimo, caspiterina. Sì. Sì, è lì, è lì.
Ah, ragazzi, come siete affamati. Fate i bravi però, eh. Fate i bravi, per favore. Oh, è qua. There are too many pots, Lucas. I don't know which one's a witch. Find the one that really stinks. Ah, ecco. Everything stinks. I'm sure my nose will be able to tell the difference. Oh no. Cos'è la prima? Non ci posso credere. Oh. Lucas, I found it. Aspetta. Così. Oh, e vabbè, raga. E vabbè. Così non ci siamo. Non ci siamo così. Ok, tieni. Puzzava davvero tantissimo questo, Stop shaking. Forza. Oh merda, ragazzi. Perché siete così arrabbiati? Col mondo, non lo so perché siete così arrabbiati. Il tempo. Oh, eccola! Slight alteration, you. Good, but not enough. You said you had to filter something out. So why are you still adding things? You have to add in order to subtract. The bridge, Yarmishia! You have to clear away to the stills for me. Ecco. Alright then, let's get to those stills. Perfetto. Sì. Ci andiamo subito. Guarda, se mi fai interagire con questo. Ta. Ah, ecco, devo andare direttamente a destra. Fate largo, ragazzi, dobbiamo passare. E vabbè. No. Non devono spegnere proprio niente. Non preoccuparti, Lucas. Ci penso io. Pensano di potermi fermare in qualche modo. Vabbè, ma perché mi fai sprecare materiale? Vabbè. Se mi dicevi che ci pensavi tu. Oh. Vabbè. Lucas, don't do anything stupid. I know what I'm doing. I think so. Almeno credi. There's no going back. Just be careful. Ci penso io in questo caso, Non ne ho più, aspetta, vai via! Lucas, muovite! Come on! Give me the first alcohol! Voila! The door of the sun! The flame of the carrier! Se ti muovi! Dai! Forza! Ti sconto io fino a lì! Gesù, quanta ansia! Questi Franco che danno solo problemi! Merda! No. What? Dimmi che ce l'hai. What's happening? I've done it, and it looks like they know. Well, let's not hang about. Then please, after you. Figata! L'arma potente contro i Franco è stata trovata! Bravo Lucas! Sei il nostro orgoglio! Ti portiamo qui dentro, cavolo! Lucas, you did it! We did it! Laurentius would be proud of you! I'm proud of you! Ragazzi, io non sarei così tranquilla se fossi voi comunque. At least we know for certain now. If the elixir is linked to the rats, okay. That means there's a link to the carrier. Yes, but first things first. We have to save Hugo. Certo. Però non può andare tutto così bene, no? Quindi è curioso, ragazzi, aver scoperto che tutto ciò era già successo. Quindi la malattia di Hugo anche. Qualcuno già l'aveva avuta. Insomma, è una cosa che si ripete nella storia. Raga, siamo tornati. Siamo qui.
It's them! Ehi! Aprite! Our trainee alchemist has worked wonders. We have the elixir. I always knew you were a Thanks. Come on, let's go see Hugo. Ok, è un momento cruciale, ragazzi, eh? Hugo, you're not sleeping? Hey, look! We did it! The elixir! Lucas made it! Hugo... It might be a little bitter. Never mind. Drink it in one gulp. Very good. So, am I cured now? Well... In any case, you'll soon be a lot better. Amicia? Will we never see Mommy again? Oh, Hugo... I told you... She won't be coming back. No. And it doesn't hurt where she is? No, no, of course not. Let's all go to bed now, eh? And tomorrow, when you wake up, you'll feel a lot better, you'll see. Cosa puzza? Puzza, puzza. Tredicesimo capitolo si intitola Penitenza. Chi è che dovrebbe fare penitenza? Spero sinceramente non noi. Accidenti, qualcosa non va, ragazzi. Ho questa netta sensazione. Amicia! Amicia, you won't believe it! Roderick beats Arthur at the slim! That's not true, he was in front of the line! You're just rubbish! Oh, you two are arguing again. Ugh, if you don't play by the rules... You're gonna tell me... Hugo! ...about rules! I keep telling you! Have you seen Hugo? Dov'è Hugo, ragazzi? Dov'è? Hugo! Hey. Oh, Dio, lo sapevo! Hugo! Hugo! Perché? No, 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 no! Dove è andato da solo? Come può? Hugo! Answer! Hugo! Oh! Ai! Oh oh, non mi piace per niente sto posto. Oh, my head. Gently now, gently. Come si è passati, ragazzi, dalla gioia della speranza di aver fatto finalmente l'elisir curativo alla disperazione più totale perché il piccolo Hugo ha ben deciso di andarsene da solo. Perché ovviamente... Stop. Ha sentito con le sue orecchie che la mamma è ancora viva e sua sorella gli ha mentito di nuovo. Non lo so, Amicia, ma perché lei è da sola, tra l'altro? Perché non è in compagnia di qualcuno? Non lo so, Rodrigo, gli altri ragazzi, perché è da sola? Forse si saranno divisi. A village? Here? What the fuck? Oh. Hey, wait! Did anyone see a child come through here? Please! Ragazzi, qualcuno mi aiuti. Amicia, are you feeling better? How is the little one? È la vecchia. Lovey? Is that you? Have you seen Ma Hugo? Ma è un sogno, non è che è un sogno. At him again. Ecco. No, absolutely not. Times are hard enough already without you two arguing. But we weren't arguing anymore. Amicia, a child never runs away without a reason. Open the door! I'm going to find him! All right, but be careful.
Ma non è che è un sogno, ragazzi. Il wind is on its way, Amicia. Ecco. Grazie, vecchia, grazie. Sei stata molto gentile di nuovo. What is that? What is going on? Amicia, I've been waiting for you. Come with me. È un incubo, ragazzi. Is that really you? Where is Hugo? He's gone. I knew this would happen. I did take care of him. Then why did he leave? I don't perché know. Ho mentito. Dillo, Amicia, dillo. Even horrible things. It is easy to spill blood, but to love, to protect. I'm going to find him. Then go and pray there is still time. I hear a noise outside. Hugo, that's him. Oh. Mother? Amicia, come here. Yes, Mother. Your brother's here. How is he? If he's back, it's because he's not very well. But I did everything. You hid the truth from him. But... His emotions, Amicia. I warned you. Let me see him. He doesn't want to see you. Who are you talking to, Mommy? I have to see him. He doesn't need you anymore. That's a lie. Oh, sta cosa mi sta a mettere angoscia. Mi sta a mettere angoscia sta cosa, oddio no. Perché? Che cosa? Oddio, non so se lo voglio davvero vedere. Hugo, are you alright? No. What's the matter? Why did you leave? Why didn't you tell me Mommy was alive? It was for your own good, Hugo. That's not true. You didn't want me to know. Don't say that. Era per proteggerti. Jealous. In che senso? No, no! You did they? No. Why did you go off like that? I heard Mommy. She was calling me. It must have been a nightmare, that's all. I really thought it was her. She was in pain, and she can't feel pain where she is now. We talked about this. But perché continui a mentirgli? Perché? 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 Alright. We must get back to the castle. Perché continuare a mentirgli, ragazzi? Questo voleva dire su incubo, cioè non è giusto. Nasconde. Mommy! Amicia, it's Mommy! What? It's coming from over there! We have to go! No, you're not going! But why? Let go of me! Oh! Hugo! Dove vai? Dove vai? Corri! Mommy! Come back! Hugo! Non correre da solo! Perché? Mommy, no, Hugo! There, she's in there! Mommy! Stop, in casa! It's not her. Oh, no! No! Fermo, fermo! Hugo, I need you! No, no, è un trucco, secondo me! Oddio! Mommy, I can't see you! No, no, no! No! Oddio, ma perché? Let go of me! Oh, Hugo! No. And I'll kill you again if I have to! I'll kill all of you! No, not that. Hugo! What are you doing? Lord Nicholas! Don't touch him! No, no, no! No. Run! Get away from me! There is no one there. Come. Let's go. No! No! You go now! Go! They're going! No!
faccio i brividi, ve lo giuro. Oh, i brividi. Ok, stiamo entrando nel 14° capitolo, che si chiama Legami di sangue. Si è trattato di un incubo, non lo so. Comunque Missia ovviamente è tormentata dai sensi di colpa e... Wow. Ragazzi, allora, io direi di fermarci qua, riprenderemo da qui la prossima volta. Che dire, è stato un momento davvero molto molto intenso. Wow. Vedremo cosa succederà a partire da qui la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Ciao a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!